Ciao a tutti! Allora, è appena finita una settimana molto interessante sia dal punto di vista calcistico sia dal punto di vista ciclistico. Allora, per quanto riguarda il ciclismo, abbiamo interessanti novità da tutto il mondo. Intanto voglio fare le mie più grandi congratulazioni a Velasco, che ha vinto il trofeo La Iguaglia, prima corsa italiana della stagione 2019. E soprattutto grande prestigio per il giovane ciclista che ha dato davvero tanto per vincere questa corsa. Voglio fare anche le mie congratulazioni anche a Bagioli della Nippo Vini Fantini Faenzanè, che sin dall'anno scorso ho visto che il ciclista italiano, giovane tra l'altro, ha capacità enormi e secondo me potrebbe davvero essere un anno molto importante per lui e soprattutto per Pelosi, ovvero il ma team manager della squadra. Altra vittoria importante è stata quella di Quintana, che ha interrotto un lungo digiuno, ha vinto l'ultima tappa del Vuelta o Tour di Colombia, anche se Lopez ha vinto la classifica generale, Lopez dell'Astana. Altro importante prestigio per l'Astana, in quanto Michelangelo, detto l'italiana, Michelangelo Lopez, non solo è un ottimo ciclista, ma soprattutto un grande scalatore. Ne vedremo delle belle in questa grande stagione ciclistica. Bisognerà vedere però in quale. Altro risultato importante è quello che stanno ottenendo i ragazzi dell'Astana al Tour of Oman. Siamo giunti alla terza tappa con la doppia vittoria di Alexei Lutsenko, sempre dell'Astana, che è il leader attuale della classifica generale della corsa araba, la prima, mentre la prima tappa è stata vinta dalla White Team Emirates con Alexan Kristoff. Allora, cosa dire di questa altra importante corsa? Che qui i valori sono assottigliati, sono più, diciamo, livellati, anche se l'Astana sta davvero dimostrando di essere una grande, squadra. È dall'anno scorso che sto puntando molto su di loro. Hanno ottimi, ciclisti giovani e soprattutto valorizzati da un grande Sanchez, che sta, diciamo, facendo da chioccia a questi grandi ciclisti. Tra l'altro, ancora non abbiamo visto Davide Villella, che secondo me potrebbe davvero essere un grande corridore da corse a tappe. Devono centellinarlo, è vero, perché gettarlo subito alla rinfusa è un male, però secondo me potrebbe far bene. Altra importante, secondo me, prestazione è stata fatta da Philippe Gilbert al Tour de la Provence. Il belga è tornato a vincere dopo tanto tempo e secondo me ne vedremo delle belle, soprattutto per quanto riguarda le classiche, sia belghe sia olandesi e chissà anche in quelle italiane. Per quanto riguarda il resto, sto vedendo benissimo un Nicolò Bonifazio che dopo la parentesi alla Barra Imerita ha iniziato a vincere con la sua squadra, ovvero la Direct Energy. Bisogna capire qual è il suo mondo e soprattutto bisognerà capire cosa farà nel resto della stagione. A mio avviso potrebbe essere convocato all'Europeo se manterrà ovviamente questa linea. Per quanto riguarda le notizie ciclistiche è tutto, un caro saluto e alla prossima!